Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si vlogga ragazzi, si vlogga perché sto per andare in aeroporto e sto andando al mare, esattamente in Sardegna. Vado in Sardegna perché forse alcuni di voi non lo sanno, io sono in parte sarda e quindi andrò a trovare tutti i miei parenti, tra cui mia nonna che non vedo tipo da 3-4 anni e ha quasi minacciato di diseredarmi se anche quest'anno non andavo. Quindi logicamente vi porterò con me, come ogni volta che faccio un viaggio, anche se vi confesso che non so bene come gestirò questo vlog. Nel senso che appunto io vado lì, ma innanzitutto sono in un paesino piccolissimo dove non c'è troppo da vedere. In più sto una settimana, ma per tutta la settimana io farò sempre la stessa routine giornaliera, cioè casa, mare, casa, mare, casa, mare. E quando non sarò a casa o al mare, sarò a casa di qualche parente e non mi va di arrivare lì e sbattergli la videocamera in faccia, no? Soprattutto perché sono appunto anni che non vedo più nessuno. Quindi non so come gestirò questo vlog, però non vi preoccupate che in ogni caso qualcosa riuscirò a fare e riuscirò a portarvi con me in ogni caso. Comunque qui c'è un tempo veramente, veramente terribile ragazzi. Cioè fa anche freddo, quindi sono contentissima di andare al mare. Ah, e per cui intendo a Brescia, perché infatti sto per partire con mia madre. Questa volta non ci sarà anche mia sorella e mia nipote, quindi saremo soltanto metà del solito quartetto. E spero vivamente di trovare, cioè, un caldo infernale quando arriverò in Sardegna, perché questo tempo è terribile. Sono partita da Torino con il diluvio universale, sono arrivata qua, ha iniziato a diluviare, quindi comunque ho dei capelli veramente pessimi ragazzi, però ho detto, cioè devo andare al mare, quindi non sto lì a rifarmi tutta la tinta, tutte le cose, se tanto dopo 2 secondi che sarò al mare diventeranno pessimi, orribili e sbiaditi, no? Quindi facciamo finta di niente, facciamo finta che siano bellissimi, cioè non ho idea di come arriverò a fine di questo vlog, sarò oscena. Ma voi mi vorrete bene lo stesso, vero? Ciao cane malandrino! Ciao 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 cane malandrino, ma chi? Ma chi? Siamo all'aeroporto e ho fame. Ho fame. Ho fame. Ho fame. Ho fame. Ho fame. Yay. Yay. L'ho praticamente divorato questo club sandwich, era molto buono, era stranissimo, tipo con impasto di ceci, semi di lino e dentro olive, taggiasche, pomodori, una salsa che non ho capito, buono. E abbiamo preso anche il dolcettino, questo qua che è vegano, è tipo un dolce alle carote e non lo so, proviamolo. Wow, sa di camille, è presente le camille, buonissimo. Raga, io non vorrei dire, ma mi hanno fatto il test antidroga. Grande, guardarvi così, ero pulita, giuro, ero pulitissima. Mi hanno controllato me, i miei vestiti, il mio bagaglio. E grazie, non mi sento discriminata per niente, veramente. Comunque, a parte questo fun fact, stiamo per imbarcare e io ho già paura, secondo me vomiterò tutto il panino di prima sull'aereo, che bello. Siamo sull'aereo e speriamo di arrivare vive. Se ho il panico io prima di partire, però va tutto bene, spero. Salve, grazie a Dio. Comunque, adesso ritiriamo il bagaglio e ci aspettano 2 ore di pullman per arrivare a Santa Teresa. Io spero che voi mi stiate sentendo in tutto questo casino, altrimenti niente, è sto bello parlare per nulla. La vedete questa faccia? La vedete? Non avete idea di cosa è successo? Cioè, i bagagli sono arrivati in ritardo di mezz'ora e ovviamente abbiamo perso il pullman per arrivare a Santa Teresa. Grande Air Italy per l'organizzazione, fantastica. Cioè, sembrava fatto apposta, il pullman partiva alle 3, i bagagli hanno iniziato ad arrivare. Hanno iniziato ad arrivare a italiano? Sono iniziati ad arrivare? Sono arrivati alle 3:01. Cioè, mi prendi per il culo? Adesso stiamo 2 ore in questo bar, bellissimo, per carità, però 2 ore, più altre 2 ore di viaggio. Che bello, grazie, una giornata buttata.
prima sull'aereo, è caldo perché con l'aria condizionata stavo gelando. Adesso con 40 gradi all'ombra sta cadendo tutto. Granitina al caffè o crema al caffè, insomma una roba al caffè freddo. Buona. Ce l'abbiamo fatta, siamo sul pullman. Comunque io e mia madre siamo sedute praticamente in braccio all'autista, perché insieme non facciamo uno stomaco decente e rischiamo di vomitare ogni 10 minuti, quindi per precauzione ci siamo messe belle davanti. E niente, ora facciamo la strada e se il buon Dio vuole arriveremo a Santa Teresa di Gallura. La cosa che mi consola in tutto ciò è che ho saputo che mia nonna ha preparato le polpette, quindi questo mi fa fare il viaggio con un grande sorriso. Teresa, eccoci qui. Comunque non fa caldissimo, eh? Vero mamma? È un po' freschino, sarà che sono tipo, che ore saranno ormai? Le 7 di sera, boh. E quindi ci sta che non faccia proprio caldo. Però spero che domani questo paese sia un forno, voglio sudare. Sono arrivata a casa della mia nonnina e tra l'altro abbiamo avuto un colpo di fortuna che non avete idea. Praticamente per arrivare a casa di mia nonna, da dove lascio il pullman, c'è una salita, raga, ma una salita tipo così, cioè dritta. E noi avremmo dovuto farla con le valigie che pesavano un sacco ed eravamo veramente pronte psicologicamente, anzi non eravamo pronte psicologicamente. E mentre ci stavamo avviando verso l'infernale salita, non abbiamo mica beccato in macchina il nostro vicino di casa qua in Sardegna, che si è fermato, ha caricato le valigie in macchina e ci ha dato un passaggio fino a qua, tipo oddio ci hai salvato la vita, grazie. Comunque adesso vi faccio vedere un attimino il panorama qua fuori perché è troppo bello. Quanto è bello. Adesso però basta parlare, passiamo alle cose importanti perché ci sono le polpette e io ho fame, tanto per cambiare. Le polpette, sì. Come sempre quando faccio i vlog dei viaggi mi ritrovo in bagno la sera perché è l'unico luogo abbastanza luminoso per riuscire a filmarmi. Allora, alla fine ragazzi, io penso che tipo tra 3, 2, 1 io mi addormento, anche perché stanotte, ieri notte, non ho dormito niente. Dovevo in teoria beccare mia cugina, ma esce tardissimo dal lavoro, non penso proprio di riuscire ad aspettarla, so già che mi addormenterò, quindi rimanderò domani. E a sto punto noi ci vediamo proprio domani, che finalmente andrò al mare, magari farò anche altri girettini, sinceramente non lo so, lo scoprirò domani e vi porto con me. Quindi vi do la buonanotte e ci vediamo domani mattina. Buongiorno! Stamattina mi sono svegliata super presto, tipo alle 8, cosa incredibile per me. Però non ho vloggato perché, raga, ho fatto tutto il giro, saluto parenti e vabbè, me l'ho risparmiato perché secondo me non è che proprio fosse una cosa molto interessante da vedere nel vlog. Però, sono passata in una delle fornerie più buone qua e ho preso due delle mie cose preferite sarde in assoluto. E sono qua dentro! Allora, uno è questo pane e ragazzi veramente se capitate in Sardegna provatelo perché è il pane a pasta dura ed è troppo troppo buono, il mio preferito in assoluto. E l'altra cosa invece è un dolce e sono i papassini! Questi sono in assoluto uno dei miei dolci sardi preferiti. Praticamente sono dei biscotti, penso con all'interno della pasta di mandorle, non sono sicura, ma la cosa più buona è l'uvetta all'interno e tutto lo zuccherino sopra, è troppo troppo buono. E questi me li mangerò man mano a colazione. Comunque ora pranzo e poi mare ragazzi, mare, perché tutti i miei parenti mi hanno fatto notare il mio biancore, come se io non me ne accorgessi, grazie. E poi c'è il mio vestito ragazzi, io sono dello stesso colore del mio vestito, io ho bisogno di prendere del sole, anche se non ho melanina, ve lo dico già, non mi abbronzerò, però almeno un minimo di colorito, ecco. Quindi ora pappa e poi mare. Raga, sono troppo contenta, sono arrivata in piazza perché stavo andando al mare e ci sono le pancherelle. Yeah.
raga, c'erano i sassi colorati, cioè vi giuro sarei tentatissima di prenderne almeno 20. Cioè bellissimi, no raga, dai, sassi. Ah, che bello. Ah, sono proprio contenta, ragazzi, sono proprio proprio contenta. Comunque sono consapevole del fatto che ho degli occhiali da sole osceni. Giuro che se ne trovo un paio decenti in questi giorni li compro. Allora, non so che inquadratura sto facendo, ma vabbè, lasciamo stare. Comunque volevo dirvi, primo giorno di sole di quest'anno, ma probabilmente anche della mia vita, visto che l'unico sole che vedo solitamente è quello di Torino, che insomma ci siamo capiti. E niente, siamo qua senza ombrellone. Vai, benvenuti in un nuovo tutorial su come scottarsi il primo giorno di mare. Vabbè, niente, speriamo di non finire in ospedale almeno. Eccomi nella mia location preferita per fare i video, l'unica stanza sempre luminosa. Anche se ora sono in controluce, quindi non so quanto mi stiate vedendo. Comunque, allora, primo giorno di mare è andato bene, nel senso che pensavo veramente che mi sarei mega ustionata. E invece, raga, no. Cioè, per la prima volta nella mia esistenza non mi sono scottata. E ho quasi anche vagamente preso un pochettino di colore. Non tantissimo, vabbè, la mia melanina è molto limitata, quindi vabbè, mi accontento. Per domani comunque penso che avrò l'ombrellone, perché insomma abbiamo già sfruttato abbastanza la fortuna oggi, non sfidiamola più del dovuto. Comunque ora, nella speranza che i miei capelli si asciughino da soli decentemente, sto per andare a fare un aperitivo, o meglio una pericena, sempre con il mio vario parentame. E dopo dovrò finalmente beccare mia cugina, visto che ieri non sono riuscita a beccarla, che veramente non la vedo da un sacco di tempo. Piccola cosa che non c'entra niente, per chi è interessato, sto applicando una cosa sui capelli che, raga, è fenomenale. Cioè, io non pensavo che avrebbe agito così bene, perché insomma avevo ipotizzato che i miei capelli durante queste vacanze comunque sarebbero diventati una cosa indecente, però volevo perlomeno proteggerli un po' dal sale, il sole, tutte queste cose, poi si sbiadiscono, cioè non importa, rifaccio la tinta. E quindi cos'è che faccio? Prima di andare al mare metto questa cosa, questo olio solido, e questo in particolare è al profumo di tè verde, e ve lo giuro è pazzesco, pazzesco. Praticamente sono un insieme di oli, tra cui olio d'argan, lo applico sui capelli, vado in spiaggia e quando sono tornata, ragazzi, cioè non ci credevo di come fossero i miei capelli, cioè ovviamente dopo averli lavati, anzi l'ho riapplicato prima di andare in doccia, poi ho risciacquato tranquillamente e sono morbidi da far paura, cioè io veramente ve lo consiglio un botto. Costicchia, perché questo cosino qua costa 10 euro, e io l'ho comprato ad un banchetto durante la festa dello spirito del pianeta, che è una festa che fanno zona più o meno Bergamo, diciamo, insieme alla mia cara Giusy, che mi ha aiutato a scegliere insomma la profumazione. Ci abbiamo messo tipo un'ora, grazie per avermi assistita, e l'avevo preso per mia mamma in realtà, che per fortuna se l'è portato, perché ho potuto provarlo ed è fenomenale. Quindi se vi capita di trovarlo in giro, qualche banchetto, qualche stand eccetera, veramente consigliato al 100%, e potete utilizzarlo tra l'altro anche sul corpo, non solo sui capelli. Adesso basta, perché sembra un video sponsorizzazione di sto coso, invece non mi paga nessuno. Fine prima parte. Sì, scusate, sono la salamandra del futuro. Praticamente durante il montaggio mi sono resa conto che tutto il vlog intero, cioè lasciandolo uno solo, diventava troppo troppo lungo. Quindi ho deciso di dividerlo in due parti. Quindi ok, questa è la fine della parte 1. Ma non vi preoccupate che a brevissimo uscirà la parte 2. Anzi, facciamo così: se non vedete l'ora di vedere la parte 2, scrivete qui sotto nei commenti hashtag parte 2 subito. Subito, così almeno io capisco e mi regolo di conseguenza. Comunque, detto ciò, io spero che la prima parte vi sia piaciuta. Sempre come al solito, in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Tan tan tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tatara tan tan tatara tan tan tatara tan 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 tan.